Stasera, Emily, i nostri anelli potranno riunirsi. Ho invitato tua sorella e Felix. Sono fermamente intenzionato a riavere quello che mi ha rubato. I Miraculous sono gioielli magici che danno poteri ai supereroi come gli orecchini di Ladybug e l'anello di Chat Noir. Ma anche il supercattivo Falena Oscura ha due spille Miraculous in suo possesso e sono loro che gli danno i poteri. Da ciò possiamo dedurre che un Miraculous può fare sia un supereroe che un supercattivo. Dipende tutto da chi lo indossa, motivo per cui non possiamo cadere nelle mani sbagliate. È tutto per oggi! Ragazzi, ci vediamo presto e restate connessi! Spero che vedremo dei supereroi mentre siamo qui a Parigi, mamma. Sarebbe piuttosto emozionante, vero tesoro? Sì? Grazie, Adrien. Mio padre non vuole che inviti i miei amici di scuola stasera. Ci saranno anche altri ragazzi, come Chloe e Katami. Sì, ma solo perché sono figlie di membri del suo club. Questi membri del club sono le persone più influenti di tutta Parigi. Sono molto importanti per suo padre. E i miei amici sono importanti per me. Adrien, puoi lasciarci un momento? Sì, papà. Sto passando un periodo difficile senza il tuo aiuto. Ora capisco quante persone ci vorrebbero per sostituirti. Non sta pensando di annullare la festa, vero? Non posso, i membri del club non capirebbero. E poi... Felix verrà insieme ad Amélie. Ecco una lista di tutto ciò che va fatto per stasera. Dovrà solo seguire le istruzioni. Le cose importanti sono in rosso. Verificare le identità dello staff, impostare i robot sul programma giusto e attivare i disturbatori di segnale perché la festa rimanga privata. Ha pranzato? No. Grazie. Marinette, chiederemo aiuto a Mark e Nathaniel. Se c'è qualcuno che può pensare al piano perfetto per farti dire ad Adrien che lo ami, sono loro. Cosa? Ma dici sul serio? Sì, perché? Così sapranno tutto di me e cosa provo per tu sai chi. Tutti sanno che hai una cotta per Adrien. Anche Adrien? Adrien forse è l'unico che non lo sa. Ovvio, o tutta questa storia non esisterebbe. Abbiamo scelto loro due perché, come sai, sono degli esperti di commedie romantiche. Mark scrive e Nathaniel disegna. E visto che hanno avuto successo con la storia d'amore tra Ladybug e Chat Noir nel loro primo libro a fumetti, riusciranno a crearne uno anche per te, Adrien. La tua storia con Adrien sembra molto complicata. Ma in realtà è molto semplice. È come una favola, Nathaniel? Di solito una strega cattiva imprigiona una principessa in un castello custodito da un drago e un cavaliere dalla splendente armatura deve salvarla. Beh, questa è la stessa storia, solo che tu sei il cavaliere, Marinette. Adrien è la principessa, il castello è casa sua e la strega è suo padre, Gabriella Grest. Pensavo che suo padre fosse il re. O il drago. La guardia del corpo è il drago. L'aspetto ce l'ha. È vero, sembra più un gorilla. L'ostacolo più grande in una favola può essere il drago? O la strega. Nella storia di Marinette e Adrien è Gabriella Grest. Ma la strega Grest ha commesso un errore. Ha fatto uscire suo figlio dal castello per andare a scuola. E qui entrano in gioco le fate buone. Noi? Ogni settimana penseremo a un piano, così il cavaliere potrà finalmente baciare la principessa e finalmente vivranno felici e contenti con un mucchio di criceti. E il piano si attuerà sempre e solo in un luogo dove la strega non può arrivare, ovvero... la scuola! Ci sono anch'io nella vostra ridicola favola! L'orribile rospo. Il vostro incubo peggiore. La strega Grest ha commesso un errore. Ha fatto uscire suo figlio dal castello per andare a scuola. Grazie a questo video rovinerò la favola di Dupin Chen. Stasera mostrerò questo video al padre e capirà che cerchi di allontanare suo figlio da lui e di farlo innamorare della pasticcera. Così chiuderà Adrien nella sua stanza per sempre e gli proibirà di tornare a scuola e puff, favola svanita. Adrien non ti vedrà mai più. Buon per lui.